Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi è martedì 12 dicembre, come avevo promesso, vi ho portato una ricetta dei panchetti perché io l'ho cercata ma non l'ho trovata. Quindi faccio sì un video nello specifico per darvi una ricetta presa appunto da Giorgio Zafferana, perché io di solito se devo darvi una ricetta o che mi venga bene da me oppure la copiamo direttamente da un ricettario. Qui non c'è glutine, qui non ci sono grassi. Io però ve lo dico subito, do la ricetta dopo, ci metterei un pochino di olio per renderli più morbidi. Allora, la ricetta me la sono segnata. Allora, dice di prendere 200 g di albumi, 90 g di farina di avena, 30 g di zucchero canna grezzo e un cucchiaino di lievito in polvere. Io qui ho tutto, c'è lo zucchero, lievito, ci ho messo anche, diciamo, la fecola di patate e anche, voi come vedete, che sono troppo alta, ci ho messo anche la foglia di riso. Perché magari 90 grammi di farina d'avena non ce l'ho, però ci possiamo mettere, perché no, anche i fiocchi d'avena. Tanto è la stessa cosa, io avevo anche la farina ai cereali, però siccome volevo fare d'avena i pancake, ovviamente tenderò a metterci fiocchi. Facciamo metà fiocchi e metà o fecola o farina di riso. Quindi io direi di incominciare e partiamo subito. Come vedete, ho preparato la sciotola, la bilancia, così posso ovviamente pesare tutto e la frusta. Quindi la prima cosa che faccio è di prendere ovviamente la zuppiera, la metto al centro ovviamente della bilancia. Come vedete, forse dovrei prendere l'enciclopedia più bassa, proviamo. Vedete la bilancia? Perché io vorrei farvi vedere tutto, ecco, così magari vedete meglio. Perfetto, qui è allo zero. Per prima cosa io ovviamente peso le chiare, che devono arrivare ovviamente a 200. Ho buttato 20 grammi in più, mi è proprio andato, mi è scappato, ci metterò leggermente di più di farina. Allora, ci metto un pizzico di sale, quanto basta, ci metterò proprio 10 grammi più di farina. Poi, per farlo diventare più soffice, ci metto un pochino d'olio. Una tazzina così, vedete? Così di olio. Utilizzo del giglio rosso, olio di semi di girasole, giusto un bicchierino per renderlo più morbido. Vi faccio vedere, va bene così, altrimenti si esagera. E voilà, è andata. Poi ci mettiamo lo zucchero. Poi abbiamo lo zucchero, questo vedete, questo molto fine. Il peso è 30 grammi. 30 grammi e si azzera tutto per non sbagliarci. Siamo a 16 e 28 e 34, va bene così. E poi andiamo con l'avena. Allora, io non ho la farina di avena, c'ho questi fiocchi molto molto leggeri, ma va bene uguale. 90 grammi, io direi di andare, facciamo metà, vediamo quanto è 90, perché così almeno se non ci mettiamo metà avena e metà farina quella mista. Qui siamo a 22, qui siamo a 32, qui siamo a 46.
Ma mettiamoci un altro gocciolino, sto per finire, per 53, e invece mettiamo un po' di quella di riso, vai, facciamo così. Andiamo con la farina di riso fino ad arrivare a 90. Sì, ho buttato un po' di più, 97, ma non fa niente che ci ho messo un po' di più di chiare. Comunque questi sono gli ingredienti, adesso bisogna metterci un po' di lievito. Lievito, cucchiaino e ovviamente prendo una bustina di lievito. Ovviamente bisogna aprirla così. Olè. Pilla così, si prende un cucchiaino di lievito, così la vedete, un cucchiaino, semplicemente così, lo butto, adesso via via levo tutto, levo ovviamente la bilancia e come vedete è tutto da amalgamare, quindi io giro con la frusta fino a renderlo un composto liscio e omogeneo, girare ovviamente in maniera molto ma molto energica e ci vediamo dopo. Se notate, ora io con una devo tenere ferma la ciotola e con l'altra girare energicamente per un minutino, dai. A chi piace ci può aggiungere qualche goccia di cioccolato extra fondente. Il composto, guardate, è venuto così. Io prendo ovviamente una padella che sia antiaderente, che è la medesima, poi ci metto un po' di burro e poi ci metto un mestolo circa di impasto. Adesso vi faccio vedere il tutto e poi una volta messo l'impasto nella padella ovviamente lo copro con questo. Come vedete, un segreto, ho messo un po' di burro, ovviamente non sciolto, nella tazzina in modo da non rovinare tutto il burro e lo prendo con la forchetta spalmandolo su tutta la padella. Adesso vi faccio vedere come. Vi faccio vedere, il procedimento è molto veloce e semplice. Questa è la padella, questo è il burro. Faccio così, vedete. Devo ungere tutti i bordi in modo tale che ovviamente il pancake non si appiccichi. Adesso posso ovviamente porre il burro, prendo un mestolo. Vabbè, anche questi qui, cioè anche quelli più piccoli, vado a prendere un attimo. Questo è quello mini. Facciamo ovviamente con il mestolo normale, si fa prima, vedete? E vi faccio vedere come si mette, oddio, nella, stavo facendo un danno, nella padellina, così. Adesso si abbassa ovviamente la fiamma. E aspettiamo qualche minuto con pazienza, abbasso, altrimenti si rischia di bruciare tutto. E ci vediamo dopo per il risultato finale. Vedete, adesso si sta, cioè si è staccata perché si è cotta bene. Quando si stacca vuol dire che è ben cotta, quindi la potete rigirare così e farla cuocere per altri 2 minuti. Se non si stacca significa che non è ancora pronta per essere girata perché bisogna aspettare ancora un po'. E voilà, ecco i miei pancake mezzo. Ma ho già aggiunto un altro goccino di bianco fatto a occhio, un altro pochino di farina di riso e sono venute 4. E niente, questo ovviamente, cioè queste 4 sono pronte ovviamente per la colazione di domani mattina. Ovviamente i pancake sono utili sia per una merenda o per una colazione. Visto come sono stra veloci, ci ho messo veramente pochissimo. Sono stracontenta. Prima ovviamente di fare vedere i miei pancake, ho sistemato
faccio vedere, parte la, ovviamente la pentola, quella lì che ho utilizzato per pulire. Questo ovviamente è il sapone che di solito utilizzo per lavarmi le mani, questo per lavare ovviamente le posate e quant'altro. E questi faccio vedere ancora meglio i miei pancake. E quindi, come vedete, vi ho fatto vedere la ricetta non solo per una colazione sana, ovviamente, ma anche per una merenda. Detto questo, a questo punto termino il video. E noi, come sempre, ci vediamo presto. Ciao! Mi sono dimenticata di dirvi che per girare, una volta che si sono ben dorate alla parte bassa, le giro con questa paletta in modo tale che non vi rompa, che per non graffiare ovviamente la padella. Adesso vediamo un attimo insieme a che punto sono.